Ben ritrovati con le interviste durante il terzo convegno di Education 2.0. Abbiamo Francesca Pellegrino, la professoressa di Marsala, provincia di Trapani. Una siciliana che vuole condividere con noi un'esperienza dal titolo I mestieri dell'archeologo. Professoressa, in cosa si distingue questo lavoro e come si è stato sviluppato nel corso dell'anno? Allora, questo posso tenerlo? Sì, è un lavoro complesso, articolato, che ha coinvolto un intero consiglio di classe, perché è stato un lavoro che praticamente è partito intanto da una constatazione diretta. È nato quest'estate quando, durante le Olimpiadi di Londra, una scultura di grosso pregio archeologico è stata prelevata dal nostro territorio e trasferita al British Museum di Londra e ospitata presso la sala del Partenone. In quell'occasione, praticamente discutendo subito dopo con gli studenti, abbiamo potuto constatare che gran parte dei nostri studenti non avevano mai preso visione precedentemente di un pezzo archeologico di tale rilievo, tanto grande da essere al British Museum. Questo è stato per noi un colpo al cuore, una debacle, un momento di disorientamento, perché insomma, se non ci fosse stato un evento sportivo, probabilmente gran parte dei nostri adolescenti non ne avrebbero saputo. Da lì è nata un'intuizione, prima insomma una riflessione di carattere oggettivo, anche perché ormai di fatto non è neanche possibile vederla la scultura, perché in questo momento credo sia ancora a Londra, ma a breve sarà trasferita negli Stati Uniti. Quindi c'era pure un piccolo particolare di ordine tecnico che non consentiva più di facilitare questo percorso della conoscenza. Diciamo che però da lì è stato uno strumento di riflessione che è partito sia verso una conoscenza reale del territorio, che questo chiaramente era comunque una nostra lacuna, questo era evidente, e una complessità, perché di fatto questa scultura aveva suscitato un interesse internazionale. Quindi una possibilità di internazionalizzazione e disseminazione del contenuto, e chiaramente una conoscenza del territorio attraverso le fonti storiche e attraverso chiaramente l'uso delle tecnologie in maniera consapevole e ragionata, delle fonti reali, quindi una visione diretta comunque delle risorse del territorio, una visita dei musei, quindi senza mai scindere comunque il ruolo della tecnologia dalla possibilità di sperimentare realmente i luoghi. Quindi virtuale e materiale non dovevano mai separarsi. Un'ultima cosa, mi scusi, l'attività è stata poi completata da un ulteriore passo, che è stata l'introduzione di un'attività anche in lingua inglese relativa ai materiali che sono stati rinvenuti sui documenti, sui materiali presenti all'interno dei musei archeologici del nostro territorio. È nata quindi un'educazione civile, un'educazione laica, è nata chiaramente la possibilità di conoscenza del territorio, un'educazione a un uso corretto, consapevole. Insomma, gli spunti sono stati molti e devo dire anche dei risultati decorosi e un uso consapevole delle risorse tecnologiche. E appunto parlavamo di tecnologia, in questo progetto di riscoperta di fonti reali e fonti virtuali, in che modo avete impostato l'educazione ai media e alla ricerca altre delle fonti? Sì. Diciamo che non è stata un'operazione casuale, questo è chiaro, non sono state utilizzate le tecnologie perché si devono usare le tecnologie per principio, bensì è stato fatto un utilizzo ragionato, innanzitutto dai docenti che hanno preliminarmente individuato, per esempio, i materiali somministrati agli studenti sono stati preliminarmente prelevati attraverso le tecnologie, il reperimento nel web, e chiaramente canalizzati rispetto al contesto contesto formativo e non utilizzati in maniera priva di senso, insomma, cercando naturalmente di mediare. Di fatto poi i ragazzi sono stati sollecitati attraverso l'uso del WebQuest, quindi la ricerca mediata all'interno del web e non chiaramente utilizzata in maniera indiscriminata, ma un'educazione, ripeto, consapevole del riperimento delle fonti. Quindi diciamo che diventa una sorta di archeologia come metodo di pensiero, nel senso che non è il reperimento dell'oggetto antico che poi diventa mummificato, bensì al contrario, al pari dell'archeologo, un reperimento all'interno del web delle risorse che poi portano alla conoscenza, allo studio, quindi non semplici conoscenze erudite ma conoscenze spendibili. Le tecnologie sono state anche utilizzate, naturalmente soprattutto la LIM per quello che riguarda poi la presentazione e la sintesi dei materiali, la raccolta dei materiali, e in ultimo i docenti hanno fatto uso del software di Excel Learning per la raccolta e la produzione di un Learning Objects da riconvertire, riutilizzare in
possibili ulteriori risorse, anche come modello anche, diciamo, paradigmatico, e gli studenti hanno dato luogo proprio recentemente, perché il progetto è iniziato, diciamo, ha avuto un embrione quest'estate, poi di fatto da settembre ad oggi ha conosciuto anche ulteriori fasi. In questo momento è in fase di produzione un ebook prodotto dagli studenti stessi. Ringraziamo la professoressa Pellegrino per la condivisione di questo progetto che riguarda l'archeologia come metodo di pensiero e di lavoro, e continuiamo con le nostre interviste sempre al terzo convegno di Education 2.0. Grazie. Grazie a voi.